Mamma mia, ragazzi, che sofferenza! Il dio del pallone con noi, il dio del pallone con noi, perché è una partita che, francamente, fino al 62esimo minuto, immagino bestie e bestiglioni che tutti abbiamo fatto, tutti, contro Conte, contro i giocatori che sembravano morti, cioè che comunque erano morti, e invece il calcio ci regala la passa Inter che abbiamo visto oggi e che ha messo comunque in mostra le solite nostre lacune. Poi, tra l'altro, oggi con i tre centrali, come ha detto bene anche la DAZN, che erano molto larghi e a ridosso degli attaccanti. Quindi, se perdevi palla nelle transizioni, nei passaggi, lì c'erano le praterie, c'erano porte aperte. Infatti, ne ha persa una Ranocchia, mi ha cercato di prendere il gol. Hakimi ha fatto un'altra cappellata, ancora apposta, segnando loro con Ansaldi. Loro, Torino, primo tempo 7-2. La classica storia, erano 5 in linea loro, più gli altri 3 che erano 8, a volte 4 che erano tutti 7 su di loro, quindi siamo andati veramente in sofferenza come sono, ma sappiamo queste cose qua le soffriamo. Questo ragazzo qua, Singo, ragazzi, io non lo so, ha devastato la fascia destra, la fascia sinistra, è una bestia, chiaramente lo si deve magari migliorare un po' tatticamente, ma questo qua, ragazzi, è da seguire. Questo qua bisogna seguirlo, perché questo qui è veramente forte forte. Adesso non so se poi contro l'Inter si esaltano tutti, però se ne già parlava già bene di questo ragazzo. Questo vogliono Vecino, dategli Vecino e prendiamoci sto Singo, facciamo un'opzione, perché non è neanche un ventenne ed è una bestia. Se questo qua lo metti bene, come lo insegni bene la tattica, come andare, questo qua è una bestia, questo qua è devastante, questo qua fa male. Quindi, io sono una squadra molto stanca nel primo tempo, cioè non andavamo ovviamente ad andamento lento, proprio facevamo fatica. Poi abbiamo visto che possesso di palla veniva Barella sulla linea praticamente di D'Ambrosio. D'Ambrosio scalava al posto di Hakimi e Hakimi si portava in avanti come fosse un terzo attaccante, che poi è una palla che uno non ha preso, abbiamo fatto male tutti. E poi gli episodi cambiano la partita. Tu prendi il 2-0, stai facendo malissimo perché non stai facendo ancora più cagare che il primo tempo nella ripresa, quando hai preso il secondo gol. Questo rigore, che era rigore, non c'è niente da dire, era rigore. E trovare subito il 2-1, poi il palo di Lukaku ci ha dato l'inerzia della partita, loro hanno preso paura, si sono abbassati, siamo riusciti a pareggiarla, abbiamo avuto l'occasione del 3-2. Poi è stato un momento di ancora di stasi, dove si faceva veramente fatica a creare qualcosa. Loro hanno avuto anche qualche contropiede in quel momento lì. E abbiamo trovato questo rigore, insomma. Loro dicono che ha fatto una giocata, sì, adesso non ricordo il nome, il Kulu, quindi è rientrato dal fuorigioco Hakimi, o forse era rientrato al momento che poi la palla era deviata da Gagliardini, in effetti era già in linea col difensore. Comunque la giocata è già stata che fa il petto, cerchi poi di rinviare la palla e hai preso la stessa dinamica poi di fallo che c'è stata quella con Young e Sinco. Poi il contropiede mi ha fatto pure 4-2, insomma era una vittoria che questa può essere una svolta, deve essere una svolta. Eriksen è rimasto in panca, vediamo cosa succederà. Adesso stare qua a dire chi ha fatto bene, chi non ha fatto bene, in partite così c'è solo da essere contenti. Da essere contenti di averla ripresa e di averla vinta. Tu al 62esimo perdevi 2-0 e al 68esimo eravamo 2-2, senza aver fatto niente. Non avevamo fatto tiri in porta fino a quel momento, non avevamo creato niente. Loro hanno avuto molte occasioni. Zaza poteva fare un gol, minimo un gol in più. Quindi questo è anche il calcio. A volte noi abbiamo avuto la sensazione di aver fatto la partita, di aver avuto l'occasione e mai di averle chiuse e ci siamo fatti recuperare. Oggi è successo l'inverso. Poi il fatto che hai trovato questo 2-1 subito, il pareggio, ti ha dato quell'adrenalina per cercare di anche andare al di là della stanchezza dei nostri giocatori, perché è indubbio. Bastonino ha fatto 3, Barella ha giocato tutte, Vidal ha giocato tutte, ha fatto 3 gol, Sanchez ha giocato, Lukaku ne ha fatta 1, insomma, che hanno viaggiato, oppure loro che erano comunque rimaneggiati, però avevano giocatori più freschi comunque perché erano tutti in nazionale. Trovando il gol del pareggio, lì siamo riusciti a trovare quell'adrenalina, quella foga, andare oltre l'ostacolo, perché abbiamo sempre attaccato alla stessa maniera, sempre alti, larghi, però con più foga, con più determinazione. Ma sento che Barella, se si sia un po' acceso lui,
la squadra già ha cominciato a girare. Poi, insomma, il gol di Sanchez, il palo di Lukaku, quella tedesca, tutti hanno fatto male, che Sanchez aveva fatto un errore sul primo gol. Young non ci ha capito niente con Singo. Per esempio, sul gol del 2-1 eravamo in 6 in area di rigore, loro erano in 4 addirittura. Quindi abbiamo avuto questa aggressione loro tre quarti, abbiamo recuperato palla, poi c'è stato pure il fallo su Barella, adesso qua sto vedendo pure il palo insomma, di Lukaku. Tutta questa aggressione alta, palla recuperata alta, pure un'occasione del pareggio uguale. Abbiamo recuperato palla nella tre quarti, la palla arriva a Sanchez, questo assist per Lukaku, palla recuperata alta, loro hanno fatto fatica a uscire in fase di transizione, perché lì è portato un pressing come si deve portare. Sul gol loro eravamo 6 nel loro area di rigore nel pareggio, loro erano 5. E poi sempre avanti, sto vedendo anche un'altra occasione con Hakimi, dove viene dato il rigore, eravamo in 8 nell'orario di rigore, e poi Hakimi rientra, lui fa colpo, ecco, fa la giocata, sì, quella classica giocata che è volontaria, e quindi l'arbitro ha rimesso in gioco praticamente Hakimi, perché è partito da fuori gioco, dopo lui facendo il colpo di petto e aveva la volontà di rigiocare la palla, e quindi tu fai una giocata, perché non è che fai il colpo di petto per andare a fare la giocata, anche se in rottura di cassa, a nome del regolamento, il rigore ci sta. E quindi la partita l'abbiamo recuperata così. Bene così ragazzi, ci vediamo alla prossima. Adesso abbiamo Inter al Madrid, poi sul quarto gol l'assist di Lukaku per Lautaro che la butta dentro. Comunque bene, dai, i nostri tre attaccanti hanno fatto quattro gol oggi, prendiamo di buono il risultato perché non possiamo dire che è fatto un partitone a essere super, iper felici. Portiamoci a casa il risultato. Questo deve essere il punto di partenza, e quando tu vinci una partita così devi essere capace di tenerti l'inerzia e di ripartire. Questo può essere un punto di partenza, da qua si deve ripartire, perché quando fai così talmente schifo, perché alla fine i tiri in porta sono 9-11 per loro, non siete tiri in porta loro 6, poi 57% di possesso palla nostra, 4 fuori gioco, insomma, hanno fatto più passaggi, però insomma loro hanno fatto più tiri in porta nel computo totale, anche se poi uno in meno in porta loro, 6 e noi 7 e 11-9 il computo generale. Però oggi abbiamo messo a frutto quello che dovevamo fare, visto che la Fiorentina ha perso in casa col Benevento. Complimenti a Inzaghi, Sassuolo ha vinto a Verona, l'Inter, la Roma 3-0, il Bologna ha vinto a Genova con la Sampdoria. Oggi era importante, comunque insomma, ci portiamo 15 punti, vediamo stasera a Napoli-Milan cosa succede. E siamo lì comunque, siamo lì, nonostante tutto, sì, lì, teniamo duro, vediamo stasera cosa succede. Intanto il Sassuolo è primo da solo in questo momento, vediamo poi stasera a Napoli-Milan cosa succede. La prossima sarà Sassuolo-Inter, che sarà difficile, prima c'è il Real. Quindi ragazzi, un grande abbraccio da Chris, sono tornato durante la pausa, non ho fatto video perché sono preso anche con la storia qua del Covid, il ristorante che stanno chiudendo, stiamo cercando di salvare il ristorante, poi le partite alla sera di FIFA che stiamo facendo con la squadra, che siamo in esport ufficiale, quindi partecipiamo a dei campionati professionistici, quindi siamo molto presi, sono molto preso. Ragazzi, un abbraccio da Chris, sempre Forza Inter, dai ragazzi, adesso c'è il Real.